Nel 2019 cadono i 500 anni dalla morte del genio di Vinci e siamo a presentare l'ultima produzione di Cross Media, che anticipa di 2 anni le celebrazioni del 2019. Noi abbiamo mirato non al cervello delle persone, non alla conoscenza, ma al cuore, alle emozioni. Sei completamente inserito in uno spazio buio dove vengono poi proiettati, in questo caso su dei mega schermi, delle grandi immagini, storie, computer grafiche, sono delle cose molto emozionali. La sfida era anche un po' quella di ricercare una nostra chiave di lettura da comunicare. Tutto questo è stato il risultato di tante idee e tante ore di lavoro. È uno dei primi esperimenti in Italia e al mondo a poter interagire con le macchine di Leonardo. Il giocatore dovrà seguire un percorso e solo dopo aver raccolto tutte le chiavi accedere al livello finale. Con Leonardo da Vinci abbiamo dovuto giocare moltissimo sul ritmo. Ancora prima di finire una cosa, pensava a quella successiva. Quindi noi crediamo di trasmettere questa sua ansia nel ricercare, nel sapere. Entrando in questo contenitore avranno la possibilità di entrare dentro un film d'animazione tridimensionale che li porterà all'interno del mondo di Leonardo da Vinci in un modo molto giocoso, in un modo animato.